Eccoti Ronny. Ecco, mi sentite? Ecco, perfetto, vai. Poi sì, ti sentiamo forte e chiaro. Parti con la tua Perfetto. presentazione, Coach Better, 5 minuti di tempo per te. Grazie. Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Ronny, project Metti manager di... lo schermo giusto perché questa è la condivisione che vediamo tutti noi. Ok. Dovresti scegliere la tab. Esatto. O dove è andata a finire la presentazione, che dovresti scegliere, poterla scegliere sia su tab che applicazione che tutto lo schermo. Ti consiglio di scegliere l'applicazione e di selezionarla tra le tante che hai Eccoci aperte. qua. Vedete Adesso si sì, funziona. Ciao. tutto? Vai. Ok, perfetto. Mi chiamo Ronny, project manager di Coach Better, startup che nasce con l'obiettivo di offrire soluzioni di rapido e semplice utilizzo per quanto riguarda il lavoro svolto da un coach. Si ha la possibilità tramite Coach Better di immagazzinare dati relativi agli allenamenti svolti, alle partite giocate, al monitoraggio quindi della crescita dei giocatori e della squadra. Tramite Coach Better si ha anche la possibilità di creare un'intera sessione di allenamento, scegliendo tra le centinaia di esercitazioni precaricate sulla piattaforma. Oppure si può addirittura andare a creare in formato digitale, tramite un supporto video o attraverso un disegno, un proprio esercizio che un allenatore può essere affezionato o che già ha utilizzato in passato, creandolo e caricandolo a questo punto in piattaforma per riutilizzarlo anche in futuro. Allenamenti che una volta creati si potranno andare a condividere con lo staff, con tutti i metodi che oggi abbiamo per condividere in maniera social tutto ciò che facciamo, quindi creare una mail, un PDF, inviarli via WhatsApp e averli subito pronti, invece che scendere sul campo, diciamo, con i fogli. Noi immaginiamo l'allenatore del futuro che scende in campo e allena tramite un tablet e ha tutto sotto mano. Ecco, così facendo si ha anche la possibilità di monitorare proprio i dati che riguardano quanto fatto durante ogni singolo allenamento, dare dei giudizi ai giocatori, selezionare quelli che sono i giocatori disponibili, non disponibili, creare dei gruppi di allenamento e averli già pronti per la sessione. Oltre alla sessione che riguarda l'allenamento, c'è anche una sessione dedicata al match day in cui si può creare la formazione che scenderà in campo e al termine dare delle valutazioni personali sulla prestazione del giocatore. Ultimo, ma non meno importante, la possibilità di andare a creare dei video che vi faccio vedere, dove si ha la possibilità appunto di mostrare ai giocatori quelli che potrebbero essere dei movimenti che sono corretti o che sono stati fatti in maniera errata, o prendere ad esempio da giocatori professionisti per mostrare come bisogna eseguire un determinato tipo di movimento o rivedere un'azione, se per esempio si ha la possibilità di avere un supporto video che segue la squadra. Vi faccio vedere brevemente come si può andare a creare un allenamento. E prendo ad esempio un pacchetto già diciamo pre-compilato, che può essere questo. In fondo abbiamo la possibilità di selezionare tutti quelli che sono i giocatori a disposizione e salvare un PDF e andarlo a creare. Il risultato finale sarà poi esattamente questo. Ho la possibilità anche di utilizzare un supporto video per scendere in campo e avere un allenamento già pronto. Ecco, questo è ciò che facciamo come Coach Better. Scusa Ronny se ti Semplificare. interrompo, non si vedeva quello che stavi facendo. Vedevo, c'è sempre la schermata. Sei un allenatore di calcio, registrati Ah, ora per interromperti, ok, probabilmente ma se non vedete hai. la parte. Ok, vediamo un attimo. Riprovaci un po', anche se manca un minuto. Ecco qui, ok, ci siamo. Ecco, questo è Ecco, quello che è un adesso si vede il allenamento PDF, sì, certo. pronto, una volta creato, è un allenamento precompilato, in questo caso abbiamo utilizzato quelli che sono già caricati in piattaforma e in fondo andare a segnare quelli che sono i giocatori che faranno parte dei vari gruppi, quelli a disposizione o quelli che non sono a disposizione. Ecco qua, è tutto spiegato in maniera semplice. Mi riprendo le parole usate da Matteazzi, precedentemente bisogna creare qualcosa che sia di facile intuizione e semplice da usare
E questo è sicuramente un supporto digitale che offre all'allenatore la possibilità di scendere in campo, utilizzarlo da subito e avere alla propria disposizione anche dello staff un supporto che sia semplice, di facile utilizzo, pronto all'uso e da cui si può avere subito dei risultati. Benissimo, grazie Ronny. Hai finito proprio allo scadere della campanella. Grazie ancora, Grazie a voi. buon evento, ci vediamo nell'area Expo alla fine di questa sessione. Grazie. E io chiamo sul palco Tommaso Guerra, che è CEO e founder di Golé. Ciao Tommy. Ciao, ciao a tutti, mi sentite? Benissimo, ti si sente bene? Io resto sul palco fino a quando hai condiviso lo schermo, se lo vuoi condividere, così ci accertiamo che tutto funzioni e poi me ne esco per 5 minuti. Siamo? Sì, se lo metti in modalità di presentazione, perfetto, stage Ok, is yours. Ciao. facile. Ok, ciao. Buongiorno a tutti. Il mio nome è Tommaso Guerra, sono un cofondatore e amministratore delegato di Golé. E noi siamo la soluzione SaaS per la digitalizzazione dello sport. E oggi sono qui per farvi capire il perché più di 1300 società di calcio stanno utilizzando la nostra piattaforma per entrare nell'era del digitale. Dunque, studi recenti fanno vedere come più del 95% delle società di calcio ancora utilizzano carta e penna per gestire la propria attività quotidiana, non hanno una buona immagine online e fanno molta fatica a monitorare le attività sportive. È come se fossero rimaste ferme negli anni 90, ma adesso è giunto il momento di entrare nell'era del digitale. Ed è questa la ragione per cui abbiamo creato Golé. Noi la chiamiamo il one-stop platform per le società sportive. È una soluzione capace di automatizzare e digitalizzare tutta l'operatività quotidiana di una società sportiva. È semplice da utilizzare ed è fatta per ogni tipo di club di ogni grandezza e usabile in tutti i paesi. Tecnicamente cosa succede? Noi diamo accesso a un software gestionale in modo tale che tutta l'operatività amministrativa e finanziaria possa essere monitorata. Abbiamo sviluppato delle applicazioni ad hoc per allenatori ed atleti sul campo in modo tale da raccogliere dati sull'attività sportiva, quali allenamenti, partita e crescita, monitoraggio della crescita degli atleti. E per ultimo abbiamo sviluppato degli strumenti social, quali la possibilità di costruire un sito web e l'e-commerce. Quindi, di nuovo, in una singola piattaforma le società sportive lavorano in maniera più veloce, comunicano in maniera più efficace e guadagnano più soldi. Noi vendiamo licenze annuali di diversi prezzi, sia in base alle esigenze delle società sportive. Inoltre, abbiamo una retention rate del 95%, che vuol dire che tutti in questo momento stanno rinnovando i nostri servizi. Dunque, noi abbiamo lanciato il nostro prodotto sul mercato circa 2 anni fa, settembre 2018, e in questi 25 mesi di lavoro abbiamo raggiunto un team composto da 18 persone, appunto quasi 1300 clienti. Abbiamo raccolto più di 1 milione e lanciato 7 prodotti sul mercato. Il nostro vero obiettivo è quello di raggiungere 18.000 società clienti per il 2023, espandendoci anche all'estero, e questo ci permetterà di essere leader europeo e finalmente di mettere un industry standard. Il coronavirus, come detto precedentemente, anche da voi, ha sicuramente accelerato il processo di digitalizzazione del settore. Basti pensare che noi avevamo 214 clienti pre-lockdown e solamente nei 6 mesi post-lockdown abbiamo firmato più di 1.000 nuovi contratti e crescendo. Cioè, oggi stiamo facendo un onboarding di centinaia di società sportive nuove al mese. Siamo parte dei maggiori incubatori sportivi del mondo, oltre a YLab anche Hype in Israele, il Qatar Sportech in Qatar. Abbiamo diverse società clienti anche professionistiche quali Atalanta, Monza e Como e soprattutto abbiamo delle partnership importanti con Tuttocampo, Calciatori Brutti e
ed anche la Lega Nazionale Dilettanti, che ci permetterà di sviluppare funzionalità anche per la federazione, così che sia più efficace la comunicazione tra società sportive e federazione stessa. Delle 18 persone che compongono il nostro team, abbiamo le figure rilevanti sono Leonardo Limatola, che è stato per 12 anni CFO della Fiorentina quando i Della Valle erano i proprietari, Felice, che è nostro presidente cofondatore, che è esperto in vendita di software, e poi ci sono io, che ho avuto esperienze sia di calcio che lavorative in Italia, Spagna e Stati Uniti, sono anni, insomma, che mi dedico a questa realtà. In questo momento noi siamo in crowdfunding, infatti abbiamo raccolto 1 milione di euro negli ultimi 2 anni e adesso stiamo cercando di raccogliere altri 500.000 euro in modo tale da poter non decelerare la nostra attività e continuare la nostra espansione su tutto il territorio italiano. Tommaso, ti ringrazio. Hai usato benissimo, direi, i tuoi 5 minuti. Quindi grazie. Ci vediamo poi nella zona Expo per gli incontri one to one nelle cabine. Perfetto, grazie. Sera digitale. Grazie a te, a presto. A presto. Adesso ho il piacere di chiamare sul palco Gabriele Pini e Alessandro Savoldi Bellavitis, rispettivamente CFO e CEO di My Sport Exchange. Vediamo se entrano. Ecco Alessandro, ciao Alessandro. Buongiorno. Eccoti, ho anche fatto entrare, ecco anche Gabriele. Ciao, mi sentite? Allora, Ti sentiamo. Allora, io farei così. Avete uno schermo da condividere, immagino? Sì. Ok, allora, però dovete condividere la sessione o comunque la pagina, non lo schermo intero. Vi consiglio di condividere, potete anche una tab del browser, potete condividere anche una singola, quindi vi consiglio di separare. C'è uno schermo bianco. Sì, si vede, ma è completamente bianco, è così come inizio? Corretto, corretto. Ok, allora io vi lascio i 5 minuti di tempo, ci vediamo fra 5 minuti. Buona presentazione. Grazie mille innanzitutto per l'introduzione. Allora, io oggi vi parlo del nostro servizio che è Mise. Mise nasce qualche tempo fa, non è uno scantinato come i più noti self-made man, ma da un'idea mia e di Gabriele, che sostanzialmente siamo appassionati di finanza, e siamo partiti da un concetto molto semplice, cioè che le aziende, banalizzando, mettono parte delle loro quote sul mercato, permettendo agli investitori di partecipare ai risultati. E allora abbiamo pensato, non è forse vero che anche gli sportivi, e nello specifico caso, che è il caso da cui partiremo, anche i calciatori, hanno dei dati oggettivi di riferimento, esattamente come le aziende, e gli appassionati di calcio sono potenziali investitori, e da qua la nostra idea, che è quella di Mise, My Sport Exchange, che come tutte le aziende che si rispettino hanno anche uno slogan che si rispetti, in questo caso investi sui tuoi campioni preferiti, costruisci il team dei tuoi sogni e vinci con la tua passione. Bene, parliamo un attimino del mercato di riferimento, non voglio dilungarmi sulla bontà del mondo digital, dato che è un'affermazione piuttosto tautologica, tuttavia volevo dare una dimensionalità, cioè che nel 2021 gli analisti ci dicono che il mercato delle app sarà il terzo al mondo per indotto, con un indotto pari a 6.350 miliardi di dollari. Nello specifico noi lanceremo una piattaforma che sarà più simile a un gioco inizialmente, noi siamo ancora in fase pre-seed, e guardiamo un paio di dati. L'incremento della spesa nel primo trimestre del 2020 sull'ultimo trimestre del 2019 del 5%, circa 25,3 miliardi di spesa diretta degli utenti, di questo 5% il 3,5% deriva da app di giochi, proprio manageriali e di strategia, 17,7 miliardi. Se apriamo la lente di ingrandimento, passiamo a guardare un attimino il nostro bel paese, il tempo di utilizzo aumenta insieme ai download e download di giochi, quindi segue sostanzialmente il trend. Se andiamo ancora un pochino più nello specifico, vediamo che in Italia ci sono 30 milioni di appassionati di calcio, di cui 5,5 milioni compresi tra 18 e 34 anni, questo per dare un riferimento. Partiamo quindi da una piattaforma che assomiglierà più a un gioco che a una piattaforma di investimento vera e propria, che nella roadmap verrà leggermente più avanti. Nel gioco sostanzialmente io mi immedesimo
in un proprietario di una squadra virtuale attraverso il realismo, quindi il valore di ogni singolo cartellino e giocatore presente sulla piattaforma varia in base alle performance reali sul campo e poi ovviamente al trading, delle competenze, quindi la scelta costante dei giocatori da tenere in rosa, da schierare da far crescere, l'engagement, quindi la condivisione dei miei successi tramite chat e gruppi insieme alle classifiche che stimolano la sola competizione, ci saranno poi nella seconda release a metà anno anche i premi in denaro o in buoni Amazon, e la continuità dove la rosa viene effettivamente costantemente aggiornata anche durante le pause di campionato, quando io devo iniziare a capire un po' il funzionamento del mondo finanziario, anche perché la vendita reale dei calciatori influenzerà i cartellini presenti sulla piattaforma. Tutta la nostra logica ruota intorno, come ho ripetuto più volte, al cartellino che si chiamerà MyChamp all'interno della piattaforma. In basso a destra abbiamo un'immagine di come i dati verranno visti, esattamente come in finanza. Il valore del cartellino varierà in funzione di due aspetti. Il primo è quello della performance sul campo, che verrà erogata al termine della partita sotto forma di cedola, inizialmente, come dicevo, virtuale, quindi come un gioco, e poi vera e propria, quindi potrà essere sia positiva che negativa, ovviamente. La seconda questione è la compravendita, quindi il trading, quindi più c'è un sentiment positivo, quindi più il cartellino viene comprato, più crescerà o diminuirà se viene venduto. Bene, io ho fatto una descrizione veloce del nostro prodotto, il nostro team è composto da me, che sono il CEO e founder di Mise, insieme a Gabriele, che è il CFO, il nostro metronomo precisissimo, e co-founder. Stefano Toppi è il nostro geniaccio del computer che sviluppa tutta la parte IT. E finisco il tempo che ho a disposizione, vi lasciamo con una citazione del buon Warren Buffett, dicendo che se non trovi modo di fare soldi mentre dormi, lavorerai tutta la vita. Eccoci, eccomi. Beh, avete fatto un minuto in meno, quindi vabbè, facciamo due parole. La citazione ce l'ho anch'io nel mio computer, l'ho messa io recentemente, penso un po', che coincidenza, mi piace molto. Complimenti ragazzi, perché ovviamente voi vi inserite in un ambito interessante, perché è una sorta di, diciamo, intersezione tra il fantasy, il football manager, quindi un qualcosa che ha a vedere con i dati, la borsa. Quindi onestamente mi sembra un ambito molto interessante, perché crea questa interazione tra fan e squadre e club in un momento così critico in cui c'è bisogno, no, di contenuti, di giocare, di stare attaccati ai propri campioni. E quindi complimenti per il vostro percorso. Grazie. Avete capito bene che avete la vostra cabina in Nove Expo, poi verrò a fare un salto a trovarvi e vi auguro un grande futuro. Grazie. Ci aspettiamo, grazie mille e alla presto. Ciao. Ciao, ciao. E adesso è il turno di Noisefeed. Eccoci qua. Nicolò Cavallo, CEO e founder. Hai i tuoi 5 minuti di tempo, poi ci vediamo sul palco. Ok, hai già condiviso perfettamente, si vede. Mi senti Felipe? Ecco, bravo, volevo chiederti se sentivo, perfetto. Sento molto bene. Okay. Lascio a te la parola. Ok, grazie. Allora cercherò di raccontarvi quella che è la nostra storia in 5 minuti e i nostri, diciamo, 4 anni, quasi 4 anni di startup innovativa, cercando di condensare il più possibile il nostro percorso. Noi all'inizio stamattina sia Federico che Stefano hanno raccontato, diciamo, il nostro inizio l'inizio, diciamo, di Y Lab partendo da Y Scout. Anche noi siamo molto collegati a questa realtà, a questa storia, perché quando, diciamo, ho avuto l'intuizione e l'idea di fondare Noisefeed, la prima realtà con cui mi sono confrontato è stato proprio Y Scout, che fortunatamente per noi ha, insieme a Y Lab, ha deciso di investire nel nostro progetto e siamo partiti da subito, diciamo, supportati da un grandissimo player, leader nel suo settore. Queste sono alcune, diciamo, delle realtà che ci seguono e stanno lavorando con noi da quando siamo partiti. E li mostro perché per noi sono ovviamente un grande orgoglio e dimostrano, come dire, che il lavoro, la fatica, gli sforzi poi pagano. E questi sono alcuni dati, forse leggermente
vecchi della, dei, che compongono, diciamo, il nostro database. Noi siamo partiti con un'idea molto semplice e precisa, cioè aiutare i club, gli agenti, le agenzie nelle attività di PR e media monitoring relativamente ai giocatori e ai club. Perché? Perché quando ci chiesero, questo club ci chiese una mano, diciamo, nel tenere sotto controllo determinate attività, comportamenti, situazioni, non c'era niente sul mercato di verticale nel mondo, appunto, nel mondo calcio. Quindi quando siamo partiti con la consapevolezza che avere accesso in tempo reale alle informazioni che riguardano il tuo club, al tuo giocatore, al tuo presidente, poter tracciare quello che la industria del calcio professionistico a livello internazionale dice su di te, su una tua iniziativa, su una tua operazione, su un tuo acquisto, su una tua vendita, eccetera, o soprattutto poter gestire tutte le situazioni di crisis management, per noi era, come dire, una cosa importante e fondamentale. Questo è stato il primo prodotto che noi abbiamo messo sul mercato e che ancora ad oggi, diciamo, è parte della nostra offerta come società, diciamo, di consulenza e o di prodotto. Col Covid abbiamo intrapreso, come dire, una sfida molto importante, nel senso che abbiamo avuto, come tanti, una contrazione da un punto di vista dello sviluppo commerciale, perché i club comunque si sono fermati, il calcio si è fermato, e siamo andati in maniera molto netta, molto decisa verso quello che è un prodotto per le direzioni sportive, capi scout, le aree tecniche, comunque chi ha potere decisionale all'interno del club a budget, per aiutarli nel, come dire, valutare al meglio un giocatore e soprattutto supportarli nella presa della decisione. Mi spiego meglio: quando si fa un investimento su un giocatore e ovviamente si decide di spendere dei soldi su un determinato acquisto, si deve tenere conto di una serie di informazioni, di fattori che sono fondamentali per valutare il calciatore. Non c'è nulla, non c'era nulla fino ad oggi, come dire, di dettagliato e approfondito e verticale riguardante la tematica degli infortuni. Quindi noi ci siamo messi sul mercato con una piattaforma prima che aiutava e aiuta i club, gli agenti, le agenzie, come dire, ad accedere alle informazioni in tempo reale riguardanti la industria del calcio, e verso le aree sportive, le aree tecniche, a prendere delle decisioni con il maggior numero di informazioni e di dati riguardanti la, come dire, la carriera clinica del giocatore. Questo aspetto ovviamente è fondamentale, come dicevo poc'anzi. Non c'è niente sul mercato che fa questa cosa qua e supporta il club con queste informazioni qua, anche perché il dato che noi abbiamo sviluppato, che è un dato ovviamente proprietario, si porta dietro, come dire, del dettaglio, ti direi, unico, ovviamente dalle notizie al dottore che l'ha operato, al video dell'infortunio, alla descrizione, ai giorni che è stato fuori, alla tipologia di infortunio. Quindi quando il nostro cliente, club o la grossa agenzia che deve intermediare un giocatore, che non deve presentare un giocatore, grazie comunque a noi Field Injuries, ha un accesso a un dato, come dire, diverso e definirei nuovo. Cerchiamo noi di portare innovazioni in questa industria, in questo settore, e non è certamente facile, però ci siamo messi, come dire, quando abbiamo costruito questo nuovo prodotto, dal lato della scrivania del nostro potenziale cliente. Quindi quando siamo partiti post almeno un mese di indagini di mercato, fatta anche con clienti, con amici, con direttori sportivi a livello europeo, in cui come dire, hanno manifestato questo buco, questa situazione un po', come dire, latente per l'area sportiva e l'area scout. Ho cercato di condensare quello che è il nostro percorso di 4 anni, quindi ovviamente ho tralasciato tanti aspetti, e quindi, diciamo, nell'area Expo, se qualcuno ovviamente è interessato, vuole approfondire quella che è la nostra, il nostro prodotto, la nostra value proposition, siamo lì io e Filippo e siamo a disposizione vostra. Mi dispiace, è saltato Nicolò, che comunque aveva terminato. Mi dispiace Nico, evidentemente togliendo il riquadro della presentazione sei uscito anche tu, ti chiedo scusa. Comunque concludo il ragionamento che stai facendo, perché abbiamo capito l'importanza e la potenza di Noisefeed. Poi nell'area Expo c'è la cabina, per cui se club di calcio, organizzazioni sportive, club di calcio fondamentalmente vogliono sapere di più, c'è la possibilità di parlare con Nicolò e i suoi colleghi nella cabina dell'area Expo. A questo punto faccio entrare Giovanni Bertoli,
che è il CEO e founder di Wall Street Football, che è una fantasy game, è un servizio di betting molto interessante tra il betting e il fantasy game, ma ce lo spiega meglio di quello che posso fare io. Giovanni, se riesci a entrare, non ti vedo. Eccoti! Ciao Giovanni! Eccomi, vedi? Ciao, come va? Ciao Federico, ciao a tutti! Temevo una latenza che poi sparissi, ma in realtà ci sei. No, stiamo molto bene. Hai 5 minuti di tempo, poi magari se ne usi meno facciamo due parole. Ti lascio, certo. Se vuoi condividere lo schermo, vediamo se funziona tutto, poi lascio a te il palco. Allora, vediamo. Vedete bene il mio schermo, no? Perfettamente. Perfetto, buona presentazione. Okay. Io faccio partire il cronometro. Ciao. Grazie, ciao. Sì, allora sono Giovanni, vi presento la prima sport fintech Wall Street Football. Che facciamo? Noi siamo una startup innovativa che ha creato delle tecnologie per analizzare la performance in campo dei calciatori. Praticamente tutti i calciatori del mondo, tutte le massime serie del mondo, andiamo ad analizzare ogni comportamento della loro performance e facciamo previsione della loro performance futura. Questa tecnologia la usiamo in modo sinergetico su diversi tipi di prodotti, diversi tipi di mercato, in particolare le scommesse sportive, il mondo finanziario e gli sport analytic. Dicevo, stavo accennando riguardo alla tecnologia che è tutta creata internamente, basata sia su modelli statistici tradizionali che su machine learning. Ogni elemento del comportamento del calciatore in campo lo andiamo a analizzare e poi creiamo delle distribuzioni di probabilità riguardo al loro comportamento futuro con un errore medio minore dell'1%. Cioè, che probabilità ci sono che questa sera Donnarumma farà più di 10 parate o che Pellegrini farà più di 2 assist? Noi questo, diciamo, lo sappiamo con un errore probabilistico medio molto basso. La maggior parte dei nostri prodotti si basano su un indice di nostra creazione, il USF Performance Index, è sostanzialmente un indice molto semplice, un numero, un valore sintetico, un numero tra 0 e 15 che va a misurare il comportamento overall del calciatore in campo, chiaramente aggregando tantissime statistiche, no? Dal falli, il numero di passaggi, tiri in porta, tiri fuori, cartellini, eccetera, li aggreghiamo e otteniamo appunto un numero unico che misura come ha performato il calciatore in campo. E questo numero è, dicevo, la base della maggior parte dei nostri prodotti. Per esempio, i nostri prodotti relativi alle scommesse sportive danno un benchmark, un valore soglia riguardo alla performance di un calciatore. Facciamo Messi 7 e l'utente scommetterà rialzo o ribasso riguardo a questa performance. Similmente, i nostri prodotti finanziari usano come sottostante questo nostro indice di performance, quindi abbiamo creato dei derivati, opzioni future, dei contract for difference, tutti basati sull'andamento del calciatore in campo. Puoi acquistare un calciatore giovane, quel giocatore esplode, performa bene e guadagni rivendendolo e facendo un capital gain, o viceversa lo puoi shortare, diciamo, e scommettere sulle sue cattive performance. Questi sono i prodotti su cui ci siamo concentrati fino ad oggi, ma stiamo cominciando a prototizzare dei prodotti invece di sport analytic, cioè utilizzare la nostra tecnologia, i nostri indici, non necessariamente nel mondo delle scommesse e della finanza, ma anche, questo credo che interessi all'audience qui presente, per i media e per le squadre di calcio. E mi spiego meglio. Siccome abbiamo questi indici di performance che sintetizzano la performance di ogni giocatore in ogni giornata, questa roba può essere utile sia a una televisione durante il match, anche live, che chiaramente a club calcistici. Abbiamo anche indici relativi a delle componenti specifiche della performance, l'abilità offensiva, difensiva, eccetera. Possiamo far comparare praticamente tutti i calciatori, una squadra che ne ha venduto uno e ne deve comprare uno simile. Abbiamo questo tipo di tecnologia, le heatmap per capire un giocatore in che parte del campo in particolare si è focalizzato, o vari tipi di dettagli riguardo a passaggi o anche a tiri in porta e via dicendo. Perché crediamo di poter portare un valore aggiunto anche nel mercato degli sport analytic rispetto a chi è già in questo settore? Perché gli addetti ai lavori ci dicono che i data feed che ricevono sono complessi, sono tanti dati grezzi e non riescono a interpretarli. Cosa ci fai con l'informazione che questo giocatore ha fatto 71 passaggi? Invece la nostra idea è che mentre noi analizziamo centinaia di migliaia di dati con degli algoritmi complessi, diamo come output qualcosa di molto molto semplice e chiaro e che può essere utilizzato da chiunque sia nel mondo del calcio. E l'altra notizia è, siccome questi prodotti Sport Analytics, dicevo, li stiamo facendo adesso, possiamo personalizzarli molto in base a quello che ci chiede il committente, proprio perché sono freschi, diciamo.
o addirittura fare consulenze magari alle squadre di calcio che hanno bisogno di qualcuno per imparare meglio a leggere i dati che già hanno. Quindi se volete sapere di più passate al nostro stand, saremo qua il resto del giorno. Grazie a tutti. Sei stato bravissimo, Giovanni. Abbiamo 20 secondi solo per salutarci, perché poi alla fine tocca a me con Zone 7, ma ti volevo ringraziare per la tua presentazione e niente. E ricordare che abbiamo un sondaggio in questa sessione, quindi è lo stesso che abbiamo proposto prima, chiedendovi a chi sta partecipando di esprimere una preferenza per quello che avete visto finora, è semplicemente una sorta di indice di gradimento su quello che sono state le cinque realtà che avete visto sul palco finora. Grazie Giovanni, ci vediamo con te. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Bene, adesso tocca a me perché in realtà Zone 7, che è la startup che vi presento, è una startup israeliana, quindi diciamo parlano in inglese i founder, e a questo punto faccio io la parte del presentatore, anche se non è il mio ruolo, ma spero di cavarmela bene. Faccio un salto per vedere se... Ok, si vede bene. Quindi, perché faccio questa presentazione? Perché con YLab abbiamo un ruolo di sviluppo di business per Zone 7 da un anno e mezzo a questa parte, per lo sviluppo dell'applicazione Zone 7 nel mercato italiano e nel mercato europeo. Cos'è? È un sistema di... è una serie di algoritmi estremamente innovativi per la predizione del rischio infortunio, mi spiego meglio, per la gestione del rischio in una squadra di calcio e per la gestione delle performance, potenzialmente applicabili ad altri settori, ma oggi il tema è quello che succede nel calcio. Sappiamo tutti qual è la fase storica che stiamo vivendo, c'è una recessione fondamentalmente e c'è anche necessità di valorizzare al meglio gli acquisti dei giocatori, i soldi che le società spendono sui calciatori. Stiamo parlando di una industry multimiliardaria, però il problema è che non riusciamo ancora come club di calcio a sfruttare i dati per prendere le nostre decisioni. Ce ne sono pochi ancora di questi club che fanno, diciamo, leva sui dati e la conoscenza oggettiva per prendere delle decisioni, e la disponibilità dei calciatori è determinante per poi ottenere delle prestazioni all'altezza delle aspettative. Questi sono alcuni degli articoli che sono apparsi negli ultimi tempi su Zone 7 da parte di media internazionali, in questo caso la BBC, Sportechi e The Telegraph, per capire perché sono apparsi questi articoli. Perché Zone 7 è un'applicazione che viene utilizzata da una quarantina di club a livello mondiale, che ha avuto nel Getafe, una squadra della Liga, uno di quelli che si è espresso, ha manifestato pubblicamente i risultati. Cioè, il Getafe è una squadra che da 3 anni a questa parte utilizza questo servizio e ha avuto come risultati una 70% della riduzione degli infortuni, chiaramente dei giorni di assenza dei giocatori, e pensate, vedete questa grafica, vi fa capire nella stagione 18-19, ma è lo stesso quest'anno, è lo stesso la stagione precedente, conta un numero di infortuni inferiore a tutta la Liga Spagnola. Come funziona Zone 7? Tanto do un'occhiata al cronometro per capire se vado fuori dei tempi. Fa una raccolta di dati, o meglio, la raccolta dei dati è automatica, perché inserisce nel sistema in modo automatico tutti i dati che sono a disposizione del club, dai dati di GPS di performance, ai dati sulla salute, ai dati sui test fisici biomeccanici, i dati sugli infortuni, i dati sulla saliva e il sonno. Chiaramente non è obbligatorio e necessario, dipende da quello che ha in quel momento il club a disposizione. La mia esperienza mi dice che fondamentalmente il grande pool di dati è quello dei GPS, i sistemi di GPS indossabili, che sono utilizzati in tutti i club professionistici, anche nelle primavere, nelle squadre giovanili in alcuni casi, e che automaticamente vengono automaticamente caricati al termine di ogni allenamento. Bene, prendendo questi dati, incrociandoli, i dati sugli infortuni,
inserendo anche delle altre indicazioni che il club può customizzare, il sistema elabora, questo sistema di intelligenza artificiale di algoritmi elabora una serie di output che sono profili di rischio per i giocatori, sono degli alert fondamentalmente che ci dicono quotidianamente quali giocatori sono in zona di rischio, ad alto rischio, medio rischio, per un possibile infortunio nei prossimi 7 giorni. Danno un'indicazione sul tipo e la severità dell'infortunio e soprattutto non si fermano a dire questo, ma ci dice anche qual è il carico di lavoro ottimale che la squadra, che il singolo deve fare per avere un livello di performance ottimale ma evitare il rischio di infortuni. Non c'è bisogno di nessun input manuale da parte dell'operatore, quindi è stato disegnato per risparmiare del tempo. È veloce, automatico, perché al termine degli allenamenti, quando vengono caricati i dati, dopo chiaramente un setup iniziale, c'è la possibilità di ricevere questi alert, e poi lavora la forza del sistema dovuto al fatto che si basa su un database, come vi dicevo, di 40 squadre, 1 milione di sessioni di allenamento, migliaia di infortuni tracciati, che consente di identificare i pattern che portano da le performance degli atleti agli infortuni. Quindi conoscendo quali sono questi sentieri che conducono alle performance dell'infortunio, fa dei confronti con i dati che in quel momento il club ha a disposizione per capire sulla propria rosa quali sono i giocatori a rischio. Invia questi alert e poi consiglia, dà delle raccomandazioni sul carico di lavoro corretto per il microciclo degli allenamenti successivi 4 giorni. Seguendo queste indicazioni, il sistema riporta il giocatore in zona di non rischio. Questi sono alcuni dei risultati raggiunti nel periodo del Covid, che è stato un periodo di grande congestione dei campionati, e quindi ci sono stati i risultati raggiunti sono, salto dopo, lo dico dopo quello. Comunque, fondamentalmente, analizzate una serie di infortuni, milioni di ore di giocatori, dati che arrivano da 50 squadre di tutti i principali campionati di Liga, Bundesliga, la Premier League, la Football League, la Serie A, la Serie B, l'MLS, quindi stiamo parlando di dati che arrivano un po' dappertutto, e il sistema è accurato, come vi dicevo, perché riesce a prevedere fino al 70-75% degli infortuni prima che avvengano, prevedere. Non ha bisogno di input manuale sui dati ed è agnostico, vuol dire che qualsiasi strumento utilizzato nel club per la raccolta del dato è in grado di ricevere e digerire i dati. Queste sono alcune delle realtà con cui Zone 7 sta lavorando. Chiaramente non tutte fanno disclosure perché è un tema abbastanza delicato, però per esempio l'Entella è un cliente di Zone 7, è uscito questo pubblicamente, recentemente Glasgow Rangers ha ufficializzato la partnership con Zone 7. Allora, io a questo punto ho esaurito il mio tempo, quindi non posso andare avanti, ma se ci sono degli interessati a conoscere di più, vi attendo nella zona cabina dove farò le veci di Zone 7, poi forse arriva anche il CTO della società. Vi ringrazio, interrompo la condivisione, do un'occhiata ai risultati del sondaggio che vi consiglio, vi invito a completare. A questo punto dichiaro conclusa questa sessione sul calcio.